Everton e Liverpool, Liverpool ed Everton, i due volti del Merseyside Derby. Sono due squadre che sono legate da una rivalità inesauribile, ma anche da intrecci storici inestricabili. In questo video parliamo di come si è arrivati a avere le due squadre, e questa storia sono sicuro che è nota ad alcuni di voi, ma credo che qualche dettaglio potrebbe sorprendervi, e per chi non la conoscesse andiamo a raccontarla. Prima ci fu l'Everton. Può sembrare strano, perché Everton non è il nome della città, ma la prima squadra a nascere fu l'Everton. L'Everton Football Club ebbe un suo sviluppo e diventò presto una squadra importante nel panorama del calcio inglese, e già nel 1891 fu capace di vincere il titolo. Tenete presente che sin dal 1888 esisteva un campionato organizzato a girone unico e con un seguito notevole. Era già un campionato serio. E nel 1891 l'Everton arriva a vincere davanti anche a 20.000 spettatori in certe partite. Quindi è una cosa seria, iniziano a girare dei soldi, però è un calcio che, pur avendo già dei tratti, chiamiamoli pure moderni a livello di seguito, di importanza, di organizzazione, mescola tratti pionieristici. L'Everton aveva cambiato un paio di sedi, chiamarli stadi forse è una parola grande, diciamo campi, e poi si era stabilizzato ad Anfield. La casa dell'Everton era Anfield. Il presidente dell'Everton era John Holding. John Holding è un personaggio che va raccontato. Era una delle persone più importanti di Liverpool, che era una città in ascesa. Lo sapete, l'Inghilterra in quel periodo, siamo alla fine dell'Ottocento, era l'impero più importante del mondo probabilmente. E Liverpool era la seconda città d'Inghilterra. Dopo Londra c'era Liverpool per espansione e importanza della città. E John Holding era una persona importante in città. Aveva fatto i soldi, come si dice in gergo, e li aveva fatti vendendo alcolici, soprattutto birra. Aveva anche dei pub e degli hotel, ma soprattutto produceva e vendeva birra. I giocatori dell'Everton, nel momento in cui casa loro è Anfield, si cambiavano al Sandon Hotel, che era un pub di proprietà di Holding, che si trovava praticamente a fianco di Anfield. Ora, può sembrare strano una squadra campione d'Inghilterra che si deve cambiare al pub. Come vedete, si mescolano elementi moderni e elementi pionieristici. Però Holding era non solo il presidente, ma anche il proprietario di Anfield. Ci si è arrivati. In che modo? Quando l'Everton aveva dovuto spostarsi dallo stadio precedente, diciamo, dal terreno precedente, aveva chiesto una mano a Holding, che aveva comprato per circa 6.000 sterline, che era una cifra impegnativa, il terreno su cui poi è sorto Anfield, e lo aveva affittato. L'Everton pagava 100 sterline. Dopodiché, con la crescita del successo dell'Everton, Holding comincia a chiedere più soldi, e arriva a chiedere, e siamo al 1891, quando l'Everton ha appena vinto il campionato, e nell'entusiasmo generale Holding pensa: beh, abbiamo vinto il campionato, il club va sempre meglio, fa incassi con il pubblico, mi deve dare più soldi, perché io ho speso per comprare lo stadio, per comprare il terreno, e chiede 250 sterline all'anno. Ci sono però dei soci dell'Everton che non sono molto d'accordo, perché svolgendo un'indagine si erano accorti che all'epoca la squadra che pagava di più in Inghilterra era l'Aston Villa, che pagava 175 sterline. Quindi 75 sterline in più all'anno non era una cifra ridotta, era parecchio. E tenete presente che si parla comunque di cifre di una certa consistenza. C'è da precisare subito una cosa fondamentale, perché sennò non si capisce. Perché sono partito spiegandovi questo discorso dello stadio, ma bisogna chiarire che Holding era in politica, era un conservatore. Il suo principale rivale nel consiglio, poi avevano un proprio seguito entrambi, e che sarà l'altro grande protagonista di questa storia, George Meon, era un liberale teetotaler. Cosa vuol dire teetotaler? Verso la fine dell'Ottocento in Inghilterra si era sviluppato un movimento della temperanza, potremmo chiamarlo, che sosteneva che alcune sostanze fanno veramente male all'essere umano e portano a problematiche. Questo nasceva dal tasso di criminalità dovuto all'alcolismo,
Il problema c'era, l'alcolismo era un grande problema. E diciamo che queste persone vedevano l'alcol più o meno per farvi capire come noi oggi potremmo vedere le droghe pesanti. Quindi ai loro occhi, un produttore di birra, una persona che faceva soldi con il pub, insomma, era poco più di uno spacciatore. Erano molto rigidi e moralisti. Può sembrare strano perché è una partente a partito liberale e noi abbiamo, associamo la parola liberale le idee più progressiste e aperte, se vogliamo. In realtà, in quel caso, i più duri su questo tema erano i liberali, mentre i conservatori erano più aperti. Ovviamente Holding era contentissimo di avere la birreria perché gli aveva procurato la fabbrica di birra, poi io la chiamo, per essere precisi, perché produceva birra, poi la vendeva nei suoi pub. Era contentissimo che gli aveva procurato ricchezza. Allo stesso modo, Germain non lo vedeva di buon occhio. Più uno conservatore, l'altro liberale. Quindi la politica aveva un peso. Gli storici ritengono che se Holding, invece che essere un produttore di birra, fosse stato un produttore di caramelle, questa vicenda avrebbe avuto un esito diverso. Poi c'è il discorso dell'affitto di cui stavamo parlando e torniamo all'affitto. Holding chiede un aumento considerevole dell'affitto. In più c'è un problema. Gli Orwell, che erano i proprietari del terreno da cui era stato comprato Anfield, ma erano due fratelli, uno era morto, era subentrato il nipote, che aveva venduto il terreno, chiedendo anche una donazione tutti gli anni all'ospedale locale, va bene. Suo zio era proprietario del terreno a fianco che poteva essere utile per espandere lo stadio e soprattutto negli accordi di vendita originali avevano stabilito che se lo zio avesse voluto creare una strada di accesso alla sua proprietà avrebbe potuto togliere dei diritti acquisiti al terreno comprato da Holding. In che senso? Nel momento in cui hanno comprato il terreno su cui sorgeva Anfield, l'accordo era: ok, tu ci puoi fare quello che vuoi, ma se io devo costruire una strada di accesso, posso passare sul tuo terreno. Era d'accordi. Ora, su quel terreno erano state costruite le tribune, perché poi l'Everton aveva avuto una crescita esponenziale, e quindi c'era sempre più pubblico, e hanno costruito le tribune. E questo particolare tenetelo a mente, perché tra poco tornerà utile per capire come si sono svolti i fatti. Holding vuole un aumento. Meon si oppone e c'è questa rivalità politica, sono persone che non si piacciono fra loro. Meon inizialmente, lui e i suoi seguaci non volevano arrivare a una rottura totale con Holding e a un certo punto hanno anche fatto una controproposta, facciamo 180 invece di 250 e Orwell, che era il proprietario del terreno a fianco che voleva costruire poi la strada e poi dopo ci arriviamo, per la quota parte dovuta alla zona in cui poi erano costruite le tribune voleva 120 sterline, quindi bisogna sommare le 250. Lo dicono, facciamo 180 e 100. Non passerà questa proposta. Per cui c'è stata una trattativa, c'è stato un tentativo di ridurre la richiesta di affitto, ma nel frattempo Meon si stava preparando per tentare il colpo. Visto che lui non voleva assolutamente che venissero dati questi soldi, si era interessato a Goodison Park, dall'altra parte del parco, perché c'è un parco che ancora oggi gli stadi sono vicini. C'era questo terreno, Mergreen, che poi diventerà Goodison Park, che si poteva acquisire per 50 sterline all'anno, molto meno. Ovviamente non c'era la struttura già pronta di Anfield, però costava niente molto meno l'affitto. Holding tira fuori l'asso dalla manica perché Orwell dichiara di voler fare la famosa strada di accesso. E a questo punto Holding dice a quella che era la cordata avversaria: l'Everton non può più stare qua per forza, perché bisogna tirare su le tribune, quindi non potete più stare ad Anfield, perché ormai eravamo arrivati alla rottura totale. E nel frattempo Holding aveva anche questo proprio scoperto di Goodison Park, praticamente è un gioco di mosse contro mosse. Nel momento in cui gli dicono noi vogliamo andare a Goodison Park, lui tira fuori questa carta e gli dice in pratica voi non potete più stare qui. Nel frattempo Holding aveva anche fondato un proprio club chiamandolo Everton Football Club and Athletic Grounds, un altro Everton, non voleva mollare il nome Everton e qui siamo a livello quasi di dispetti, però se vedete è una cosa che si è molto personalizzata. E quindi cerca di registrare il club con questo nome. Ma la Football Association dice ci può essere un solo Everton e può essere solo quello che ha la maggioranza dei soci a favore. E la maggioranza dei soci non era a favore di Holding. In una riunione abbastanza calda,
Holding perde la presidenza del club, però ormai ha scelto la sua strada. Il risultato finale è che Holding si tiene Anfield, compra il terreno da Borrell, decide di comprarlo, allarga, perché poi lui nei suoi progetti originali c'era quello di allargare Anfield e di provare a fare anche una specie di centro polisportivo con la pista da bici, per fare le gare, come avevano fatto altre squadre in altre città. E Holding, si tiene il club, si tiene lo stadio e il club che aveva fondato lo ribattezza Liverpool col nome della città. Riesce a iscriverlo dopo un'iniziale opposizione dell'Everton alla Football Association e alla fine, partirà dalla seconda divisione, diciamo, ma dominerà il campionato e ben presto il Liverpool diventerà protagonista del campionato inglese. E Liverpool, sapete tutti benissimo che squadra è. Invece gli altri vanno a Goodison Park, dove Meon applica le sue teorie, quindi diciamo che può sembrare un pochino strano, ma almeno inizialmente a Goodison Park l'alcol non era molto ben visto. Sì, uno stadio inglese dove l'alcol non era gradito. È durata poco, credo, questa cosa. Per capire bene come hanno vissuto questo evento, questi uomini, bisogna calarsi in una complessità di cause. Perché, come vedete, c'era la questione dell'aumento dell'affitto, ma c'era anche la questione politica e c'era la questione del moralismo intorno all'alcol. E poi si sono anche create delle problematiche legate a chi doveva comandare nel club, perché era anche l'occasione per prendere in mano il club per Meon. E dal loro punto di vista erano tutti dalla parte della ragione, perché Holding pensava: beh, io ho speso un sacco di soldi per prendere Anfield e non mi vogliono dare un affitto congruo, il club sta andando bene, guadagnano sempre di più con gli incassi, mi devono pagare di più. E poi Holding riteneva di aver fatto molto per il club e poi aveva progetti di ingrandimento. Allo stesso modo Meon pensava: sì, vabbè, okay, va bene, ok, ma lui guadagna col Sandown Hotel, il pub. Se tu hai un pub vicino allo stadio, potete immaginare, se sei presidente del club, potete immaginare quanto potesse lavorare e guadagnare con quel pub. E in più noi appunto ti paghiamo un affitto e ci chiedi una cifra che è più alta di quella degli altri club. Quindi dal loro punto di vista avevano entrambi ragione. La vera motivazione però era questa rivalità, perché se ci fosse stato un tipo di rapporto diverso avrebbero potuto trovare una soluzione di intesa, un compromesso, ma la realtà è che non andavano proprio d'accordo e che alla lunga questa rivalità, questa differenza interna che c'era nel board dell'Everton ha determinato la frattura. Io penso proprio che per il calcio sia stato un bene, perché noi adesso abbiamo Everton e Liverpool. E avere Liverpool con due squadre, secondo me, è meglio che avere Liverpool con una squadra sola. Anche se sono sicuro che i tifosi di Liverpool e di Everton mi diranno: ciascuno per la propria idea, esiste una sola squadra a Liverpool. Io credo comunque che sia una storia affascinante e nella descrizione del video vi metto anche un po' di link a siti che riportano documenti d'epoca, potete vedere i documenti che raccontano questi fatti. È una storia un po' complicata, infatti so che non è chiarissima da spiegare perché è stata ricca di colpi di scena di evento, ma mi interessava far capire soprattutto quanto fosse complessa la cosa, che viene raccontata molto spesso sbrigativamente. Invece, come vedete, c'è di mezzo la politica, la morale, era una cosa seria, una discussione seria che alla fine ha determinato la frattura. E poi vi faccio riflettere su un fatto: nel 1891 l'Everton si permette di giocare davanti a 20.000 spettatori. 20.000. 1891. Credo di avervi dato tutto. Nella descrizione del video trovate delle fonti da consultare, sono in inglese. Studiate, ragazzi, non riesco a darvele in italiano. E appuntamento al prossimo video.